Allora, in questo video cerco di smontare in poche parole quel motto che va sempre più di moda della mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Andiamo ad analizzare un attimino, forse quale potrebbe essere il senso di questo slogan. Allora, si intende che ci sia una libertà, posseduta da ognuno di noi e quindi un metro, che ognuno di noi ha nel sostanzialmente, difendere i propri diritti o nel garantire i diritti altrui. Il problema è che dove finisce questa libertà? Se ognuno delle due persone che si stanno affrontando, nella società decidono che a un certo punto il proprio diritto, garantisce il fatto che debba finire il diritto dell'altro, non andiamo più d'accordo. Quindi questa libertà che a un certo punto finisce sta alla libertà dell'altro. Poniamo un caso pratico: siamo in un condominio e una persona giustamente si lamenta perché il vicino di casa all'una di notte sta facendo rumore. Bene, sulla base di questo stesso slogan, il vicino che fa rumore potrebbe dire che questa è una riduzione della propria libertà. Il fatto che qualcuno venga a essere a fargli presente che sta facendo rumore. E quindi questo slogan in sé non dice nulla, non dice la libertà su che cosa si fonda, parla semplicemente di un inizio e di una fine. Questo è molto pericoloso perché, ripeto, la stessa persona potrebbe dire, succede spesso ai nostri tempi, che quelli che ce l'hanno con lui non perché lui non rispetta le regole, ma perché sono intolleranti. Adesso va di moda la parola intollerante. Quindi noi dovremmo tollerare, secondo questa gente che appunto si bea del motto "la libertà mia finisce dove comincia quella degli altri", noi dovremmo tollerare che qualcuno faccia casino anche alle 4 di notte. Quindi, invece che dire "la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri", diciamo piuttosto che tutti e due noi possediamo una libertà e che dove comincia la mia comincia anche la tua. Questo mi piace di più perché ho paura di questo motto che dice che la libertà finisce. Nella comunità si costruisce insieme la libertà e se dunque dopo le 22 in un condominio è vietato fare rumore è perché deve essere difesa il mio diritto appunto ad ascoltare la musica fino alle 22 e il tuo a dormire dopo le 22. E quindi se una persona, ripeto, utilizza invece il motto da me stigmatizzato e lo impone a se stesso, decide che la propria libertà aumenta a dismisura e quindi si impone anche sull'altro. Quindi al di là, invece che un'intolleranza dove per difendere appunto i propri diritti si vanno a distruggere quelli degli altri, io preferisco un iniziare insieme. Quindi preferisco una libertà dove esiste sia il mio diritto che il tuo diritto, e una comunità si costruisce in questa maniera. E dunque ho paura di tutti coloro che dicono appunto che una libertà finisce perché inizia quella di qualcun altro. In una società individualistica, infatti, questo, ripeto, è molto pericoloso, perché laddove appunto una libertà va a finire c'è il rischio che qualcuno imponga la propria, allargandosi in maniera smisurata fino a distruggere l'altro. Quindi per ovviare proprio a quella lotta dell'uomo contro l'uomo è nata la società, lo dicono già appunto gli antichi filosofi, almeno i filosofi moderni, e dunque per questo scopo diciamo che ognuno di noi possiede, però da principio, secondo una legge naturale, dei diritti che non possono essere messi in discussione, che non possono finire, non possono essere bloccati dalla libertà di qualcun altro. Devono esserci i miei diritti e i tuoi diritti. Nello stesso momento la comunità li deve difendere. Quindi, ripeto, non mi piace questa idea di una fine di diritti e di un inizio di altri diritti.